Sarà dunque la legge, sarà? Deliberazioni, decreti. Che cos'altro può essere la legge? È la deliberazione della città. Oh, insomma, secondo te la legge sarebbe un'opinione della città, dici? Sì. Quale sarà l'opinione buona? Sarà mica quella vera, Sì. E l'opinione vera sarà scoperta della verità. Sì. Quindi, Critone, la legge è scoperta della verità. Sì, Socrate, certo, Socrate, sempre ragione tu, Socrate. Però, se la legge lo è, scoperta della verità, come mai non osserviamo sempre le stesse leggi nelle stesse circostanze, una volta che la verità la si è trovata? E quest'arte, cioè governare la città, la sa fare qualcun altro che non siano gli uomini politici e i re? No, solo costoro. Quindi questi scritti politici che noi chiamiamo leggi sono degli uomini buoni e dei re. È vero. Ma codesti sapienti sulla stessa cosa scriveranno ora in un modo, ora in un altro. No. Nella stessa situazione non la staranno sempre a cambiare loro la legge. Certo che no. Se vediamo da qualche parte qualcuno che fa così, diremo che è un sapiente o che è un ignorante. Un ignorante. In ogni arte noi diciamo che è legittimo quello che è retto, vero? Sì. Dunque, concludendo, negli scritti su ciò che è giusto e che è ingiusto, o più in generale sull'ordinamento e le regole del governo della città, diremo che è legittimo, cioè legge regia, quello che è retto, e non quello che non è retto e sembra legittimo solo agli ignoranti, perché quello è illegittimo. Mi pare proprio di sì. Quindi concludiamo rettamente d'accordo che la legge è scoperta della verità. Tu parli retto, Socrate, hai vinto. Secondo me il nocciolo di ogni educazione sta nell'allevare bene il bambino. Sì, fin da quando è piccolo, attraverso il gioco, bisogna educare la sua anima alle cose migliori, così poi, quando crescerà, diventerà un uomo perfetto in ogni sua attività. Le mie parole vi convincono? Come no? Benissimo, se noi la pensiamo così, allora non apparteniamo alla massa di quelli che credono che l'educazione sia solo insegnare o imparare un mestiere. Noi crediamo invece che l'educazione sia esercizio di virtù. Sì. Fin da piccoli i bambini vanno esercitati alla virtù, in modo che possano diventare poi dei perfetti cittadini, cioè capaci di governare e farsi governare secondo giustizia. Tutti gli altri sistemi educativi che sono fatti solo per spillare quattrini, oppure per farsi i muscoli, noi non li consideriamo nemmeno sistemi educativi. Sì, sì, giusto. Concordiamo, noi due intendo, con le tue parole. Molto bene. Saremo tutti d'accordo anche sul fatto che dentro di noi convivono come due consiglieri opposti che chiameremo piacere. Piacere. Sì, di fatto è così. Piacere e dolore. Benissimo, e sopra questi non ci sta un altro qualcosa di critico che noi chiameremo giudizio e che quando prende una declinazione pubblica assume il nome di... Di legge? Non ti nascondo che adesso faccio fatica a seguirti. Ma parla pure come se lo facessi. Pure io mi trovo in una situazione... non diversa, per smetta. Io manderei a morte tutti quelli che venissero a dirmi: beh sì, in fondo è sensato che esista, un cittadino perverso che nonostante questo vive felice. E tutto sommato una cosa è guadagnarci e pensare al proprio interesse, e un'altra cosa invece è vivere secondo giustizia. Il legislatore deve insegnare allo Stato quale sia il bene maggiore, e lo Stato deve crederci ed esprimerlo attraverso canti, miti, discorsi.
Come mai sei venuto a quest'ora? Per portarti una brutta notizia, Socrate. È arrivata. La nave da Delo. La nave al cui arrivo devo morire. Arriverà oggi. Significa che sarà domani, Socrate, il giorno in cui dovrai morire. Ebbene, Critone, che tutto vada per il meglio. Se piace così agli dèi, così sia. Ascoltami, Socrate. Salvati. Insomma, mi sembra che tu stia prendendo la strada più comoda, Socrate. Deciditi una buona volta. Tutto deve essere fatto entro stanotte, altrimenti ogni possibilità verrà meno. Ma proprio non capisci che mi devi ascoltare? Fermi tutti, Critone! Se il tuo zelo fosse unito ad una retta visione delle cose, sarebbe anche apprezzabile. Ma visto che non è così, più è vivace, più si fa fastidioso. In vita mia io ho sempre seguito soltanto quel ragionamento che fra i vari che rimugino dentro di me, dopo ponderata riflessione, fosse risultato il migliore. E tutti i ragionamenti che facevo prima non posso buttarli a mare ora soltanto perché mi è toccata questa sorte. Quindi ascoltami, se adesso noi insieme non ne troviamo di migliori, io non ti darò retta. Avevamo ragione, sì o no, ad affermare ripetutamente che ci sono soltanto alcune opinioni delle quali bisogna tenere conto e che per molte altre non vale la pena? Forse questo era ragionevole prima che mi condannassero a morte e adesso non lo è più? Scopriamo così d'improvviso tutto a un tratto che in realtà facevamo così per dire, che era tutto un gioco, uno stare a chiacchiera fra noi. Immagina che proprio mentre stiamo per fuggire ci si parino innanzi le leggi e la città intera, che le leggi, sì, e la città ci si parino di fronte e che ci chiedano: dici, Socrate, che cosa credi di fare? Con il tuo gesto non cerchi forse di distruggerci, noi, leggi, e la città tutta? Perché non crederai mica che possa sopravvivere una città in cui le sentenze possono essere invalidate o annullate da privati cittadini? Che rispondere, Critone? Una risposta del tipo: ma la città ci ha fatto ingiustizia con una sentenza scorretta, questo o che altro? Ma questo, Socrate, per Zeus. Sta attento, Critone, perché è proprio qui che le leggi potrebbero dirmi: Socrate, rientrava forse questo nei nostri patti? Non siamo noi per prima cosa che ti abbiamo messo al mondo? Noi ti abbiamo messo al mondo, allevato, educato, poi abbiamo diviso tra te e tutti i tuoi concittadini i beni di cui disponevamo, e con tutto questo, Socrate, diamo permesso ad ogni cittadino ateniese che non ci gradisca più di prendere e di andarsene se vuole. Vai, vai. Di modo che se decide di restare un ateniese è implicito che si sottoponga ai nostri voleri. È proprio questo che mi sembra di sentire dalle labbra delle leggi. E quindi qualunque tua obiezione adesso sarebbe vana, capisci? Però, se nutri ancora qualche speranza, tu parlami e come sempre io ti ascolterò. Sono senza parole, Socrate. E allora basta. Basta. Scegliamo questa via, perché ce la indica la divinità.